Il progetto che è stato presentato oggi, perché è importante e quali sono le principali caratteristiche? La possibilità di estendere il car sharing totalmente elettrico di Evai, nato nei piccoli centri, entra in Milano e quindi integra la mobilità urbana o extraurbana nell'ultimo miglio. Quali sono, anche come numeri, quale partecipazione vi aspettate? Sia per quanto riguarda il turismo dentro la città di Milano che esterno. Quello che ci aspettiamo è la consapevolezza che c'è un servizio altamente conveniente che consente di muoversi in totale libertà dalle sedi fisse delle infrastrutture ferroviarie e metropolitane verso le proprie mete con il car sharing totalmente elettrico. I dati ci danno ragione del successo nei piccoli centri, quindi ce lo aspettiamo anche dentro Milano. Oggi sempre più esperienze ci dimostrano che muoversi tra sede fissa come i treni, le metropolitane, gli aerei e la possibilità dell'ultimo miglio totalmente elettrico con delle auto in car sharing è la soluzione per integrare l'urbano e extraurbano con le necessità individuali. Vi aspettate un incremento degli utenti anche di fronte al rincaro dei carburanti? Tenendo conto di una serie di condizioni che orientano al risparmio, penso che la possibilità di usare in comune dei mezzi solo per lo stretto necessario sia una scommessa che da anni Evai porta avanti. Oggi parte questo servizio di car sharing. Quali sono le sue caratteristiche principali? È un servizio station based, quindi è un servizio che conta su stalli dedicati di parcheggio. È un servizio aperto a tutti, anche ai neopatentati, molto importante perché gli altri servizi di noleggio a breve termine ma anche di car sharing non consentono questa possibilità. È un servizio completamente elettrico e sostenibile non soltanto perché è elettrico ma soprattutto perché è un car sharing. È un car sharing station base che consente di arrivare negli aeroporti della regione e anche presso tutte le maggiori stazioni. In realtà la novità di oggi è che Evai si è aggiudicata il bando per operare in esclusiva il servizio di car sharing station base nella città di Milano e quindi di fatto la città di Milano dal punto di vista dei servizi di car sharing si integra con un network di già oltre 100 comuni che dispongono delle macchine di Evai. L'idea è proprio quella di rendere sempre più capillare un servizio alternativo all'auto privata, spesso e volentieri in città come Milano addirittura sostitutivo di una seconda auto che ovviamente non è sempre sostenibile anche dal punto di vista economico. Questo per Milano, nei piccoli centri invece è l'elemento in più, quindi la possibilità in più di muoversi in maniera sostenibile, in maniera ovviamente condivisa e con dei prezzi assolutamente contenuti. Ecco, l'elemento secondo me fondamentale di Evai è proprio questo, la capillarità e la presenza ovunque, nella grande città da oggi come da ieri, come in Milano, ma dall'altro ieri invece la presenza anche in quei territori decisamente più periferici e decisamente più piccoli in termini di dimensioni rispetto a una città come Milano. Ecco, la possibilità ovunque di farlo, insomma c'è il progetto di Evai Public, la possibilità di condividere addirittura con la pubblica amministrazione, quindi con gli uffici comunali queste auto e i tradizionali, per esempio presso le 45 stazioni in cui ci sono già le auto di Evai o i tre aeroporti che si occupano di trasporto passeggeri. Quindi veramente ovunque si può pensare di scegliere di muoversi in maniera sostenibile anche in Regione Lombardia per fare, perché no, anche il primo e l'ultimo miglio, cioè il pezzo per andare al treno o il pezzo per tornare a casa da quando arrivo in treno. Io ne penso molto bene perché un nuovo operatore che ha un bacino d'utenza più largo della città e questo aiuta la città perché sappiamo che il numero di macchine che entra in città proviene da fuori i confini, ma soprattutto in un momento come questo in cui i cittadini e le cittadine hanno necessità di utilizzare nuovi strumenti di mobilità in ragione dei costi che sono aumentati, ecco, io credo che una città in grado di rispondere a queste nuove esigenze è in grado di trasformare compiutamente e definitivamente il modo di muoversi.